Ciao ragazzi, io ho sempre avuto la voglia di scrivere un libro che si chiama Soul Food That Won't Make You Fat, ossia cibo dell'anima che non ti fa ingrassare. Perché? Perché ognuno di noi abbiamo bisogno ogni tanto di un cibo comfort, ok? Comfort food, un cibo consolatorio, ok? Qualcosa che ci appaga più mentalmente, più per l'anima che proprio per le esigenze metaboliche, ok? E spesso volentieri noi sportivi siamo costretti di mangiare un regime alimentare che potrebbe sembrare molto restrittivo, ma la verità è che noi sportivi siamo esseri umani, anche noi, è così. Abbiamo anche noi voglia di un languorino del dolce o magari qualcosa che ci finisce la giornata con quella dolcezza o magari qualcosa post pranzo che vogliamo proprio avere quel dolcino, ok? Però il mio intento adesso è di fare diverse ricette proprio aiutarvi a avere quel cibo ma non dannoso, non dannoso perché non, magari non c'ha i grassi saturi o magari non dannoso perché non c'è il glutine o non dannoso per tantissimi versanti, perché ormai veganismo, vegetarianismo, persone che sono celiaci, persone che sono intolleranti al glutine e al lattosio sono aiose, le vedi dappertutto. Allora adesso, se seguitemi qui non soltanto su YouTube ma su Instagram e sul mio web magazine jillcooper.it, comincerò a postare tantissime ricette provate per voi. È un work in progress, ok? Poi vi posterò le mie scoperte. Chi non vorrebbe avere qualcosa dolce a metà pomeriggio per prima colazione, prima di andare a letto dopo cena? Allora, posso andare avanti su come mangio io, su digiuno e intermittenza, però la stragrande maggioranza delle persone continua a mangiare da prima colazione a pranzo, a cena e poi dopo cena, o così. Andiamo passo per passo, uno alla volta, ok? Però partiamo con un cibo consolatorio che ti può aiutare di avere una scelta sana quando avete la voglia di mangiare qualche cosa, diciamo, proibito, ma non diventa più proibito perché vi faccio vedere delle escamotage che potete utilizzare per rendere quel cibo proibito un po' meno proibito. Per prima vi invito di prendere la proteina in polvere, ok? E in questo momento ho whey protein di Food Spring alla nocciola. Lo potete anche prendere vegane, ok? Le proteine vegane spesso e volentieri funzionano ancora meglio di quelle alla base della caseina perché hanno una consistenza diversa per i dolci. Allora, vi faccio vedere il mio primo soluzione, la mia prima invenzione. La prima invenzione è una sorta di Nutella sana, ok? Così prenderemo, le cose che prenderemo è latte di cocco, ma latte di cocco vero, ok? Quello denso, non quello che uso, non l'acqua di cocco e non quello che uso per fare le mie frullati, ma un vero e proprio latte di cocco che quasi ha la stessa consistenza della panna. La prenderemo cacao puro bello perché è senza zucchero, è degrassato, insomma c'ha meno grassi, e poi useremo il nostro proteine in polvere al gusto della nocciola, così abbiamo questo gusto alla Nutella, e poi il sciroppo di agave che viene da un cactus, ok? Così un ottimo dolcificante per aiutarci ad avere un pizzico di dolce. Potresti usare anche la stevia, ma la stevia, nonostante che è privo di calorie, a volte devi piacerlo, ok? Ti devi piacere perché può avere un retrogusto leggermente amarognolo, ok? Invece l'agave è proprio dolce, quasi quanto, ma no, è diverso dal, è dolce ma non quanto il miele, cioè è buono, da provare. Ok, cominciamo a mettere la nostra proteina in polvere, ok? Mettiamo 2 cucchiaini. Okay. E poi l'altra cosa, io cucino spesso e volentieri a occhio, ok? A consistenza. Proverò di mettervi anche delle vere e proprie misure di quelle che stai facendo, ma la verità è che un po' l'occhio ci vuole per la consistenza. La consistenza piace a te, più duro, più liquido o più duro, più consistente. Poi mettiamo 2 cucchiaini di cacao magro, ok? Mischiala un po', ok? Così la mischi un po' e aggiungi il liquido. L'ho provato anche con l'olio di cocco, ma devo dire che viene molto meglio con il latte di cocco. Comincia a mischiarlo, ok? I polveri assorbono bene il liquido e diventano una sorta di pasta, ok? Post denso. Tu continui a farlo amalgamare, l'amalgami bene, ok? Se la consistenza è troppo rigido, troppo duro, tutto quello che devi fare è aggiungere un altro pizzicatino di latte, non esagerare.
ok? È meglio aggiungere il latte un po' alla volta anziché tutto insieme, poi diventa troppo liquido, poi sei costretto di continuare a raggiungere i polveri. E poi veramente un schifo, questo è a piacere, perché ci sono anche le persone che potrebbero renderlo meno dolce utilizzando semplicemente la stevia che sta dentro le nostre proteine di Food Spring, ok? La consistenza a questo punto, lo giro tantissimo, la consistenza è come quella della Nutella, ok? La posso usare a posto della Nutella, ma sapendo una cosa molto importante, molto meno zuccheri, molto meno grassi e molto gustoso, ma ci permette di andare, non lo so, di metterlo sul pane, metterlo sulle crepe, che fra poco vi faccio vedere anche le crepe, però sarà un'altra ricetta. Ma partiamo con la nostra prima ricetta, ok? Con le proteine al gusto della nocciola con cacao magro, latte di cocco e agave per avere la nostra Nutella sano. Mi raccomando, continuate di seguirmi su jillcooper.it per avere tanti consigli su nutrizione, dieta, ricette, bellezza, allenamento, non solo, anche diciamo un pizzico di autostima, e vi aspetto sempre qua su mio jillcooper.it. Ciao a tutti!